Il generale Vannacci, un libero pensatore o un banale pensatore o un fascista? Queste sono le tre categorie dentro le quali c'è chi vorrebbe inserire il generalissimo Vannacci. È un generalissimo, non tanto generale perché sta sospeso dalle sue funzioni, e lui ha pensato bene di candidarsi in politica con la Lega. Sarà sicuramente uno dei candidati a queste europee che prenderà tante preferenze. Ho discusso della comunicazione che si fa a sinistra su Vannacci in un video più tecnico sul canale YouTube Poltrona Politica, e secondo me è un video interessante, andatelo a vedere. Però ora qui, invece di fare il tecnico, mi voglio un po' giocare con il buon generale, un bell'uomo tra l'altro, che ha un carisma evidentemente che io non gli riconosco, ma se tutti parlano di lui e tutti lo prendono nel bene o nel male come punto focale delle discussioni, evidentemente un qualche carisma ce l'avrà. Allora, perché all'inizio ho detto libero pensatore, fascista o banale pensatore? Perché le due categorie le avete sentite, no? Libero pensatore è quello che dicono i suoi elettori, i suoi ammiratori, o il centrodestra che lo ha candidato. Bah, manco tanto, ho visto che tanti di leghisti storici sono un po' perplessi su questa candidatura, che sa un po' di doping per queste elezioni europee sulla lista della Lega. Salvini sta giocando questa carta e va bene. Fascista, no? L'abbiamo sentito definire fascista, tant'è vero che i giornalisti vanno sempre a fargli la domanda: ma lei si può dire antifascista? Lei è antifascista? Lo dica, lo dica, lo dica. Ora serve il patentino dove tu, prima di fare una dichiarazione, ti devi dichiarare antifascista, sa un po' di ridicolo. E va bene, queste sono discussioni che abbiamo sentito un po' tutti, però nessuno dice che è un banale pensatore. Allora, io capisco bene che per i giornali è fantastico schierarsi o a suo pieno sostegno o a suo totale discapito. È una figata perché fa il titolo, ci sta il giornalista che si mette in mostra parlando dell'ultimo grande fenomeno della politica italiana, e io il gioco lo conosco e va bene. Però poi vogliamo dire un po' di verità, un po' di verità. Il generale Vannacci è un banale pensatore. Io ho letto le parti più, diciamo così, chiacchierate e secondo me fraintese del suo libro. Perché dico fraintese? Perché tutti quanti gli hanno attribuito ai suoi pensieri, a quelli che lui mette in questo libro, Il mondo al contrario, una qualche ideologia politica, razziale. No, 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 questa è una narrazione della sinistra, su cui poi la destra riesce a confermare il suo frame. Capire questo discorso, guardate il video che vi ho citato prima. Vannacci è un banale pensatore. È un banalissimo pensatore. Immaginate che il suo pensiero più arguto nel libro è che è stato un scalpore. Ah, è razzista! Ah, è questo e quest'altro. Il suo pensiero più incredibile di cui tutti parlano è quello sulla normalità. Vannacci dice: la statistica, la maggioranza degli italiani è bianca o del colore che siamo, con gli allineamenti che siamo, quindi se non rientri nella statistica, non fai parte della maggioranza, non sei normale. Da parte questo linguaggio da boomer, no? Cioè, normale, non normale, chi cazzo lo usa più queste parole qua? Però lui attribuisce a un valore statistico la normalità. E vi dirò: va bene, ok, quale grande pensiero c'è dietro questa cosa qua? Quale grande pensiero? Semplicemente è l'utilizzo della parola normale che poi fa allarmare i campanelli di tutti questi qua del linguaggio politicamente corretto,
Non so se il generale lo abbia fatto consapevolmente o meno, ma è veramente ridicolo attribuirgli del razzista e fascista per un pensiero così banale. Io sono antifascista, se volete il patentino mi dichiaro, eh. Io sono di sinistra, sono antidestra più che antifascista, perché il fascismo è morto e sepolto, ma la destra è viva e vegeta, purtroppo, e sta pure bella in forma. E allora quando io sento parlare, no, ma pensiero razzista, no, raga, pensiero razzista per quanto, come posso dire, volgare, di schifo, cioè attribuite di tutte le parole peggiori che vi vengono in mente, anche il pensiero fascista, almeno è un pensiero disdicevole, il peggiore che esista, ma dietro c'è un costrutto. Guarda, se non vogliamo chiamarlo filosofico, non vogliamo chiamarlo un costrutto retorico, c'è perlomeno un costrutto politico dietro l'ideologia razzista e fascista. Attribuire a Vannacci una profondità di tale pensiero, perdonatemi l'assurdità. Discorso banale: su 100 persone, 80 sono bianche, 20 sono nere, le 20 nere non sono normali. Wow! E ci dica Vannacci! Quindi, cioè, il problema di Vannacci, dietro il suo pensiero non c'è un quindi. Cioè, siccome questa è la situazione, e io penso che questa situazione vada definita con normali anormali, quindi qual è? Cosa c'è dietro? Cioè, questo si candida in Europa per portare in Europa questo pensiero matematico più che filosofico e politico. Quindi, qual è la conseguenza? Quindi, qualcuno mi può spiegare la conclusione di questo pensiero matematico? In un pollaio ci sono 80 galline e 20 galli. E quindi 20 galli se la spasseranno. È un pensiero del cazzo, però sono arrivato a una conclusione. Qual è il pensiero di Vannacci? La statistica? Siccome in Italia ci sono tante persone bionde e more, i rossi sono statisticamente di meno, non so, i rossi non sono normali. Non rientrano nella normalità. Sono una minoranza. Siccome la maggior parte delle persone in Italia è eterosessuale, gli omosessuali sono di meno, però poi ci raccontano che questi omosessuali stanno dappertutto, ci invadono, figli convertiti dai costumi omosessuali, poi però lui dice che sono di meno, sono pochi e quindi non sono normali. Bene, ok, ci sto a questo modello statistico. Quindi il problema del generale è che o ha un pensiero banale o è un codardo enorme. Generale codardo, me fa ridere, perché se il generale ha questo pensiero e non tira le conclusioni dietro il pensiero, le fa supporre, diciamo, agli interpreti di questo pensiero banale, è un codardo. Dimmi, siccome per questo modello statistico gli omosessuali non sono normali, allora quindi che li facciamo, generale Vannacci? Lo vogliamo dire? Ce lo fai supporre? Oppure rimane così un libro, quello è un libro che dice questo. Sinceramente, amici miei, cagnacci adorati, se il pensiero di destra o il pensiero, facciamo così, il pensiero del generale Vannacci è così apprezzato, dobbiamo tornare tutti quanti a essere veramente tanto banali. Perché c'è un'attenzione sul pensiero banale. Uno magari pensa di dire una cosa banale e invece scopriamo che forse banale non c'è, non era. Il generale Vannacci ha fatto scoprire delle cose pazzesche. Sinceramente, amici miei, so che non ci sarà neanche un ascoltatore del mio canale che vota Vannacci. E infatti il video non è fatto per dirvi che cazzo lo potete fare. No, il video è per dirvi che ignorarlo, come dice il PD,
c'è senso, perché non c'è nessun pensiero che vada commentato. È una banalità, se vogliamo discutere di banalità, facciamolo, però guarda, ci sono delle cose più banali ma più interessanti, tipo, no, la Juve ruba. È banale, però ne possiamo discutere. E vabbè, questo il mio pensiero banale, come il generale Vannacci mentre sono in macchina, ma lo volevo